I cambiamenti della società dopo la pandemia, tema al centro ieri sera a Bologna di un incontro tra l'arcivescovo Cardinal Zuppi e Romano Prodi. Lo ha seguito per noi Francesco Tomei. Non è scontato che alla fine di questa pandemia saremo persone migliori. La riflessione del cardinale Matteo Zuppi giunge poco dopo l'inizio del dialogo con Romano Prodi davanti al pubblico di Piazza Maggiore per uno degli eventi più attesi di Repubblica delle Idee. L'arcivescovo di Bologna e l'ex premier, due riferimenti culturali della città che partono dalla dimensione individuale e allargano poi sguardo e parole al contesto italiano e mondiale. Le coscienze in questi mesi di Covid non stanno cambiando. Dice Prodi. Faccio un esempio molto elementare, no? Quando si reagisce con estrema violenza alla cosa ovvia che ha detto Letta, che sui grandi patrimoni, ha detto oltre 5 milioni di euro, ci sia una piccola imposta di successione, beh, vuol dire che proprio il discorso dell'equilibrio e della distribuzione dei redditi non ha toccato per nulla le nostre società. Una società che per cogliere l'opportunità di crescita data dalla pandemia deve tornare al concetto di insieme, è la convinzione dell'arcivescovo Zuppi. Sfuggire alla logica del piccolo interesse, capire che c'è un unico grande interesse, risintonizzarsi con passione su qualcosa che non è soltanto mio.